una vita dedicata agli animali abbandonati, tragicamente interrotta nel viaggio intrapreso per dargli una casa, una famiglia e un futuro. Elisabetta Barbieri e Federico Tonin sono morti nell'autostrada A14 fra Pesaro e Cattolica all'alba di domenica. Entrambi milanesi, entrambi in viaggio su un furgone che trasportava 50 cani e 10 gatti lungo la dorsale adriatica. Drammatico epilogo di una staffetta partita sabato sera dalla Puglia e diretta in Lombardia, alternando fermate in cui portare gli animali domestici destinati all'adozione. Attorno alle 5 di mattina di domenica, all'altezza di Gradara, il furgone su cui viaggiavano ha trovato sulla sua strada un tir incidentato giratosi di traverso sulla carreggiata. Federico Tonin, alla guida del furgone, ha evitato l'impatto con alcune lamiere, ma non col mezzo pesante. Un urto devastante e senza scampo. Federico, 47 anni, è morto al suo primo viaggio da staffettista, così come deceduta Elisabetta Barbieri, 63 anni, esperta di questo genere di spedizioni e animalista conosciutissima in tutta Italia. Una persona nota è apprezzata anche dall'EMPA e l'OIPA di Pesaro Urbino, le cui guardie zoofile sono immediatamente intervenute sul luogo dell'incidente, soccorrendo gli animali. Sono stati constatati cani e gatti feriti, altri fuggiti e poi recuperati, e purtroppo anche la morte di Charlie, pastore tedesco di 5 anni. Ad aiutare le guardie zoofile anche il prezioso intervento di due camionisti spagnoli che trasportavano cavalli e che per 7 ore hanno custodito gli animali sul luogo dell'incidente fino all'arrivo di un altro staffettista dell'EMPA di Bologna che ha completato il viaggio di cani e gatti da adottare. A bordo del furgone con Elisabetta e Federico si è invece salvato il 47enne Alessandro Porta, che ha rimediato ferite poi curate in ospedale.